pagato di meno, giusto, poveri. Buono. Buonasera a tutti, vi invito a prendere posto ancora chi è ancora in giro. Mi hanno chiesto i ragazzi, io li chiamo ragazzi. Oh. Giusto, ragazzi? Hanno detto sì, perfetto. I ragazzi dicono sì, perché vedete, vorrei iniziare. Uno può dire, questa è solo un'operazione nostalgica, sta dicendo una scemenza grossa come il mondo. Non è un'operazione nostalgica, non è quelli lì che fanno amici senior, queste cose qui dove mettono insieme gente impossibile, ma qui invece c'è qualcosa di diverso. Certo, dobbiamo ringraziare, dopo 30 anni loro sono sul palco a saltare e a ballare, perché dobbiamo ringraziare gli sponsor, Voltaren, Occhi, Prostamol, per la tenuta sul palco. Quindi è giusto anche ringraziare chi ci ha permesso di essere qui. Ma a parte questo, a parte gli scherzi, voglio dire una cosa molto seria prima di farvi divertire con lo spettacolo che io ho rivisto, quello di 30 anni fa, e già rivedendolo qualche lacrimuccia oltre che il sorriso mi usciva. Questa sera voi vedrete, io ho detto a qualcuno di loro stamattina che per me loro, come già 30 anni fa, l'obiettivo l'hanno già raggiunto. Perché 30 anni fa mi ricordo che c'era un prete giovane qui che diceva che il teatro poteva essere l'occasione, avendo il teatro Manzoni, e loro stasera sono qui anche, signor parroco, per rilanciare questa struttura e per dire che appartiene alla storia di San Michele e di Busto, va tenuto questo teatro a tutti questi. Però la cosa bella è che io 30 anni fa dicevo nella presentazione che io l'obiettivo l'avevo già raggiunto, perché avevo fatto lavorare degli adolescenti, dei giovincelli, e non mi interessava chi andava a messa, chi non andava a messa, mi interessava arrivare a parlargli di Gesù Cristo anche attraverso una canzone, attraverso una danza, attraverso una festa, attraverso poi la preghiera, certo, ma era arrivare a tutti con il gusto di far sentire ciascuno protagonista. E il teatro è questa bella avventura, e loro dopo 30 anni sono qui. Non tanto perché qualcuno ha inventato 30 anni fa questa esperienza, poi alla fine direte voi se è giusto che vadano avanti a fare non tanto questo spettacolo ma anche qualcosa di loro di nuovo, perché secondo me è giusto che vadano avanti. Loro si sono ritrovati, e da quel gruppo lì di 30 anni fa, chi si è sposato, chi ha preso una scelta lavorativa, chi ha sofferto, chi ha pianto, chi ha gioito, qualcuno è diventato anche vescovo, pensate, poi così assurda non era quell'ipotesi. Ma al di là di questo, quello che è bello, io ho sempre detto, no, quando sono diventato vescovo, ho detto ai ragazzi qui dietro, lo dico a tutti quelli che conosco, non sono diventato vescovo, siamo, perché voi fate parte della mia storia, e quindi uno senza la storia delle persone che incontra